Il rinforzo o rafforzatore viene definito come una condizione che aumenta la probabilità di quel tipo di risposta. I parametri del rinforzo sono tre: la quantità, il tempo e la natura del rinforzo. La quantità, per cui quanto maggiore è il rinforzo, tanto più rapida è la velocità di apprendimento. Il tempo, per cui la ricompensa o la punizione raggiungono il massimo di efficacia quando sono immediate, e la natura del rinforzo, perché ovviamente tanto più è piacevole il rinforzo e tanto più sarà gradito. Un aspetto importante da sottolineare nell'apprendimento è che esistono due tipi di rinforzo: quello positivo costante e quello parziale. Il rinforzo positivo costante è un rinforzo che avviene sempre, mentre il rinforzo parziale avviene l'una tantum. Per spiegarvi il rinforzo parziale vi faccio l'esempio del gioco d'azzardo. Prendiamo i gratta e vinci da 5 euro. Moltissime persone comprano il gratta e vinci e vincono la stessa cifra che hanno speso. Questo per incentivarle a provare ancora. Infatti risulta più efficace il rinforzo parziale perché mantiene più elevata l'attesa e la motivazione del soggetto. La persona che spende 5 euro per il gratta e vinci e poi vince 5 euro in realtà non ha vinto, ha semplicemente recuperato i soldi che aveva speso, ma la percezione sarà quella di avere vinto proprio perché nella sua testa esiste una sola dicotomia tra vincere e perdere. In questo caso la persona pensa di avere vinto 5 euro, ma la realtà dei fatti, lo sappiamo benissimo, è che ha semplicemente recuperato i soldi che ha speso. La punizione. La punizione è importante fare una distinzione tra il rinforzo negativo e la punizione, perché sono due cose molto distinte. Il rinforzo negativo aumenta la probabilità che un comportamento si verifichi una volta che venga allontanato dalla situazione, mentre la punizione ha un'azione diretta sulla diminuzione del comportamento in atto.